sempre sognato di andare via da questo posto, l'ho sempre detto alla mia famiglia sin da quando ero bambino. Forse perché sogno troppo in grande, forse perché sono troppo diverso dalle persone di qui. Ma di una cosa sono sicuro, sono fiero delle mie origini, fiero di essere calabrese. E tutto questo per aprire un discorso più grande. Perché qualche giorno fa la nostra cara compagnia di voli low cost EasyJet ha ben pensato di pubblicizzare la mia regione. Ma non per i secoli di storia che hanno lasciato un segno in tutti i luoghi della Calabria. Per la Crotone di Pitagora, la Mileto dei Normanni e la nostra cara e amata Tropea, che negli ultimi anni sta cercando di farsi spazio nel mondo. Tutto questo per loro no, non è sufficiente, anzi, sintetizzabile in solo due parole: 'ndrangheta e terremoti. Anzi, le loro parole sono state proprio queste. Per un assaggio autentico della vivace vita italiana, niente di meglio della Calabria. Questa regione soffre di un'evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e terremoti e la mancanza di città iconiche come Roma e Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram. E come giusto che sia, la voce è iniziata a diffondersi e sui social non si parlava d'altro, tanto che poche ore dopo la pubblicazione di quest'articolo la descrizione è stata cambiata. Lamezia Terme si trova nel cuore del Mediterraneo, grazie alle sue attraenti insenature, candide spiagge incontaminate, meravigliosi paesaggi montani e alpini, è una destinazione perfetta per le vostre vacanze. Le zone circostanti sono tutte da scoprire, dai tempi greci, romani e normanni, ai palazzi borbonici, eccetera, eccetera, eccetera. E vi state chiedendo perché, se tra virgolette la situazione è risolta, continui a parlare ancora di questo? Beh, la risposta è semplice. Ed è per questo che vi chiedo di condividere questo video se la pensate anche voi come me. Perché vorrei che questo messaggio non arrivasse solo a EasyJet, ma a tutte quelle persone che sono pronte a giudicare ancor prima di provare. Perché in fondo anche la capitale del nostro paese, che dovrebbe essere il nostro simbolo nel mondo, diciamo che non è perfetta, anzi, tutt'altro. E posso garantirvi che non solo le città come Roma o Venezia sono instagrammabili, e sono pronto a mostrarvi subito il perché. Buona visione. Che poi potete dire quello che volete, ma ci sono posti che abbiamo qui in Calabria che il resto dell'Italia, o meglio, il resto del mondo se lo sogna. E comunque no, non venite in Calabria, mi raccomando. Quando andate a mare imparate che la spazzatura la raccogliete e ve la portate a casa. Che poi in fondo non sto dicendo che è tutto perfetto, perché lo sappiamo che non lo è, lo sappiamo che l'andrangheta non è una cosa inventata, ma quello che vorrei dire a colui, colei che ha scritto quest'articolo, che non è modo di pubblicizzare una regione. Non so se rimarrò per tutta la vita a vivere qui, ma sicuramente sono fiero delle mie origini. Ho voluto raccontare tutto questo per chiedervi di venire in Calabria, perché siamo qui a braccia aperte ad aspettarvi e mostrarvi che non è tutto quanto come sembra.